La situazione è questa. L'altro giorno stavo pensando al fatto che io ho un pianoforte a coda. E se sono conosciuto è grazie a quel pianoforte. Ecco, tecnicamente io so com'è costruito, però non ho mai visto come è stato costruito. Mi spiego un pochino meglio. In un pianoforte a coda ci sono una quantità di componenti infinita. C'è la scelta del legno, i martelletti, le corde, la tavola armonica, la laccatura. Tutte cose che io tecnicamente so come si fanno, ma non le ho mai viste fare dal vivo. Quindi ho deciso di andare in una fabbrica di pianoforti per vedere come si fa. Adesso il problema è: come vado in una fabbrica di pianoforti? Ok, soluzione trovata. Ho in mente di chiamare Edoardo Brugnoli, che oltre a essere uno dei miei migliori amici, è un pianista incredibile, ha un sacco di contatti nel mondo dei pianoforti. E soprattutto è abbastanza folle da fare questa cosa con me. Oggi è domenica 26 settembre, quindi siamo in pieno Festival della Musica di Cremona. Sono sicuro che lui sia lì a lavorare. Provo a chiamarlo un attimo. Pronto? Amico mio, dove sei? Come stai? Oh. Ascolta, voglio andare in una fabbrica di pianoforti. Hai contatti? Ok, sì, ce n'è una vicino a Praga. Si può, sì, volendo, sì, si può fare. Certo, sì. Quindi possiamo entrarci, sì. Sì, no, mi arrangio, sì, io sono già stato, quindi faccio due o tre telefonate. Figata, hai da fare domani? Domani? Mattina no, stasera smontiamo la fiera, poi domani sono libero. Cosa hai in mente, perché? Andiamo a Praga. Ma sei scemo? Ma andiamo a Praga domani mattina? Finisce oggi la fiera di Cremona? Ho capito, ma domani mattina? Sì, trovo i biglietti, andiamo. Ok, vabbè, sì. Volo per domani per Praga, 25 euro. Che per due fa 50, possiamo farcela. Ok, visto che non vogliamo aggiungere altri bagagli, questo qua sarà tutto quello che mi posso portare. Ok, borsa fatta, devo arrivare fino a Cremona, ci vediamo domani in aeroporto. Siamo usciti dall'aeroporto per andare in centro, prenderemo un pullman che ci è costato la bellezza di un euro. Siamo arrivati in centro, yeah. Praga! Bene, non mi aspettavo di farcela davvero. Allora, quella dietro di noi è piazza Venceslao, quindi teoricamente il centro del centro di Praga. Adesso l'obiettivo è il cibo. Stiamo scoprendo con tantissima disapprovazione che qui a Praga si mangia presto. Sono le 2:30 tardissimo. Ed è tutto chiuso. Non mangeremo? Siamo finiti nel primo ristorante che abbiamo trovato ed è un po' pettinato. Però in fondo non l'abbiamo scelta, è l'unico aperto. A parte il fatto che l'inglese non c'è, c'è tutto un menù di slavo. Fried pork schnitzel light potato salad. 2,25 che fa? 8 euro. Una cameriera molto antipatica ci ha consigliato di prendere della carne e quindi io ho preso una guancia di manzo e tu hai preso? Una schnitzel. Con salat, boh, non ho capito. Abbiamo scoperto che la birra costa meno dell'acqua. Molto, molto meno dell'acqua. Bene, buon appetito. Cosa mi significa? No, non ho. Aggiungerò del pepe. Ma fai il scemo? Adesso sarà pepe con purè. Bene, delusi dal ristorante in cui siamo appena stati, stiamo andando a cercare un paninaro qualunque. Esatto. Che probabilmente mangeremo di più spendendo di meno. Molto meno. Quella lì è la nostra migliore amica. Abbiamo optato alla fine per salsiccia e verdure. Sono patate, cavolo, bacon, un botto di pepe e tanta felicità. Spettacolare. Questo è cibo. Soddisfatto. Spettacolo, buonissimo. Me l'ha data una quantità per 7 persone. Guardate come cazzo la città. Piove. Piove.
ok, visto che piove, l'idea geniale di Edoardo è stata quella di prendere i monopattini elettrici. Solo che Praga è tutto pavé, quindi è tipo a rischio morte in continuazione. È pericolosissimo. Dentro la metro abbiamo trovato un pianoforte, quindi credo che ci fermeremo a suonarlo. Siamo arrivati in albergo. Visto che oggi è stata una giornata faticosissima e che domani ce ne aspetta una ancora più faticosa, vi faccio un breve home tour e poi andiamo a mangiare. In realtà la stanza è molto semplice. Qui c'è il bagno e qui c'è la living room con Edoardo. Voglio farvi vedere una feature di questo hotel che ho trovato super interessante. La finestra si apre in modo basculante, ma è bloccata nell'aprirsi in modo tradizionale, perché così, visto che siamo al settimo piano, riducono i suicidi. Fico! Bene, facciamo il punto della situazione. Per essere un viaggio che è stato organizzato ieri pomeriggio in 20 minuti, direi che sta andando tutto molto bene. Siamo sazi, siamo vivi, dormiamo con un tetto sulla testa, quindi siamo già molto oltre i miei standard. Il programma di domani è di spostarci da Praga per andare a... a? Radeskralovia. Dove si trova il salone espositivo di Petrov e anche la fabbrica Petrov. Quindi l'obiettivo di domani è suonare un sacco di pianoforti, ma soprattutto andare a scoprire come viene fatto un pianoforte. Sarà molto educativo e distruttivo. Ciao, sono Pietro che sta montando questo video. Allora, ho deciso di dedicare un video separato alla fabbrica dei pianoforti, perché è un argomento molto tecnico e dettagliato. Quindi da adesso andiamo avanti con il vlog e settimana prossima ci vediamo con il video della fabbrica. Ciao. Andiamo a cenare. Hot dog 4 formaggi. Interessante. Invece Edoardo ha preso il Caesar hot dog. Meno interessante. Non è sano, però è buono. C'è abbastanza aglio per sfamare l'intera Umbria per una serata. Però buonissimo. 8 e mezzo. È piccante? Minchia. Ciao, sono sempre io. Da questo momento della giornata è successo qualcosa di veramente imprevedibile. Io e Edoardo ci sentivamo un po' soli e quindi abbiamo fatto una diretta su Instagram mentre camminavamo per Praga. E da lì è tutta storia. Siamo in diretta su Instagram in questo momento e stavamo dicendo che non c'è nessuno in giro per Praga. Giusto. Una fanciulla che si chiama Chiara ci ha detto che è in piazza a Praga, quindi la stiamo andando a trovare. Aspetta, siamo verso Swarovski, ok? Siamo arrivati da Swarovski e stiamo cercando Chiara. Grande! Sono loro? Grande! Abbiamo trovato Chiara, abbiamo trovato Chiara. Allora, questa è la svolta di questo video. Vieni qua, signori. Abbiamo trovato Chiara sul serio. E con Chiara c'è? Il moroso. Il moroso di Chiara, che si chiama? Mattia. Ciao, io vi amo, andiamo a fare qualcosa insieme. Visto che alla fine ci siamo incontrati con Chiara e il suo moroso, li abbiamo accompagnati a cena. E la Chiara ha preso una carbonara, perché è un'eretica che adesso prende la carbonara fuori dall'Italia. E Mattia ha preso... La carne cieca. E poi c'è... E io ho bevuto il sidro. Ecco. Sono le 4 e qualcosa del mattino e stiamo andando a prendere la metro. Secondo me è di là. Porta. Eh no, però metro. È chiuso. No, è chiuso più la metro. No, vabbè, ma stiamo scherzando. No, vabbè. E mo? Siamo in una brutta situazione. Non sappiamo come andare a casa. Dobbiamo andare a casa. E taxi? Siamo arrivati in camera. Non avete idea della serata che abbiamo passato. Cioè, non avete veramente idea. Il fatto che siamo vivi è proprio un miracolo. Non... Buonanotte. Abbiamo un problema a spegnere quella luce. Abbiamo spento tutte le luci della stanza. Abbiamo chiuso tutte le finestre, ma non riusciamo a spegnere quella luce. Soluzione: staccarla dalla corrente. Buongiorno, siamo ancora a Praga perché stiamo cercando un modo per andare fino a Radeskralovo. Klarove.
vabbè, dove c'è Petro? Il fatto è che non è per niente semplice capire come arrivare fino a quel posto. Abbiamo passato tutta la mattina a guardare delle applicazioni per capire se dovessimo prendere un treno, un autobus, un Uber, un cammello, qualcosa che ci portasse fino lì. E non abbiamo ancora capito. Il fatto è che oggi è anche il 28 settembre, che corrisponde a San Vinceslao. Quindi l'inefficienza di Praga è tipo quadruplicata. Il piano di adesso è andare in stazione, cercare di vedere se si trova qualcosa. Benissimo, all'alba delle 8.54 abbiamo trovato quella che sembra essere una soluzione. Stiamo aspettando un autobus commerciale che va in Polonia e che probabilmente farà una fermata a Radec Klarowa. Ci è stato proprio detto probabilmente si fermerà. Non è proprio la soluzione migliore, almeno la più affidabile. Non siamo sicuri di arrivare, però all'avventura. Comunque tra una cosa e un'altra sono state ufficialmente 20 ore a Praga. Fico! Il pullman che stiamo per prendere è un pullman che trasporta pacchi, non persone. Cioè ci sarà qualche sedile, però tendenzialmente trasporta pacchi. E siamo sicuri che passi per Radec Kralove. Non siamo proprio sicuri che si fermi a Radec Kralove. Però l'abbiamo pagato l'equivalente di 3 euro e mal che vada finiamo in Polonia. Non male. Intanto colazioncina easy con hot dog gourmet, pagato la bellezza di 1 euro. Vale 1 euro. In hotel ci hanno dato un'acqua al sapore di volo. Fa cagarissimo, si può dire nel video? Fa cagarissimo. Caga schifo. Poteva andarci peggio. Ce l'abbiamo fatta. Dopo un viaggio della speranza siamo arrivati e siamo anche arrivati alla Petrov Gallery. Fico. Ok, siamo in un posto pazzesco, come vedete l'intero posto è un pianoforte gigantesco, non so se riesco a rendervi l'idea. Siamo circondati dai pianoforti più strani di Petrov, da quello verde acqua, con anche i tasti verde acqua, a quello che sembra un nuovo praticamente, che tutto è fuorché un pianoforte normale. E poi ovviamente c'è il salone espositivo dei Gran Coda. Ovviamente, non sto a spiegarvi perché, ci stiamo divertendo come dei matti. Buongiorno, abbiamo dormito in un castello, infatti fa un sacco freddo a far colazione e ieri siamo riusciti a non spendere neanche un euro per il cibo, forse perché non abbiamo mangiato fino a che non ce l'hanno offerto, a pensare. Sei pronto a ripartire? Perfetto, sempre pronto, sempre, vedi che occhi. È incredibile quanto sia allucinato questo bambino del succo della Hello. Secondo me non è buono. A me è interessante. È la cosa più dolce che il mondo abbia concepito. Ma scusami, per arrivare con questa pancia qui devi essere vicino allo shock iperglicemico. No dai, mamma mia.
Facciamo il punto della situazione. Siamo appena stati nella fabbrica. Settimana prossima uscirà il video. Visto che per arrivare qua abbiamo dovuto prendere praticamente un carro bestiame, io e Edo avevamo il problema di come tornare a Praga per prendere l'aereo per tornare a casa. Per fortuna abbiamo trovato una macchina guidata da una signora che non parla neanche l'inglese, per cui adesso ci aspettano circa 2 orette di guida. Arriviamo a Praga, prendiamo l'aereo e torniamo in Italia. È stata una toccata e fuga. 20 ore a Praga. Chiamerò così questo video: 20 ore a Praga. Ormai non ve lo dico neanche più, non so fare le conclusioni dei video, quindi il video è finito, ci vediamo settimana prossima. Ciao!